Grazie. Buona giornata anche ai miei ospiti che sono con noi, che sono qui, insomma, poi sentiremo un giovane che si chiama Davide Lo Iacono. Ciao Davide, intanto buona Ciao, mattinata. ciao E Luisa. ciao Giusy, ben ritrovato. Ciao, Insomma, anche buongiorno. lei, Giusy, ha deciso di svegliarsi presto al mattino, ecco, sentendo tutte Pur di queste stare notizie. con te, guarda, Sei farei un di amore, tutto, sei di un tutto. amore. Sentendo tutte queste notizie, si può perdonare, No, Giusy? no, No. io non perdonerei assolutamente, cioè non, ma a maggior ragione una cosa di questo genere. Si può? Cioè, una No. persona che toglie comunque la vita a un'altra, che perdono deve avere? Non dovrebbe neanche chiederlo il perdono. Davide, secondo te si può andare a perdonare? Guarda, è Guarda, difficilissimo. tu ma... Dovrei essere nella situazione, La però. cosa che hai detto, insomma, quando sei entrato, mamma mia, è difficilissimo riuscire, insomma, con queste notizie che Si sono... parte già dal mattino con queste notizie, I non è la cosa giornali... migliore, diciamo. I giornali ci portano quello. Dopo tu ci farai ascoltare una canzone, però una canzone che parla di una mamma e di una figlia. Sì, parla di una Che hai scritto mamma. te, Sì. vero? Ecco, di che cosa racconta? E adesso vado anche al telefono, cosa racconta? Racconta di una mamma mancata che parla alla figlia, boh, ancora in Sì? vita, ovviamente, ma dice, cioè, rassicurandola, una cosa del genere. L'ascolteremo tra poco. Andiamo Rassicurandola nel. al telefono, torniamo con voi. Pronto, buongiorno. Con lui da cosa nasce? Vivo dentro di te. Davide Lo Iacono, lo ascoltiamo in cosa succede? Penso io a farti ridere, pur
Bravo Davide, andiamo in pubblicità, tra poco parliamo con lui e parliamo con tutti gli altri ospiti perché ci sarà anche la dottoressa Parisi, si aggiunge anche il nostro Alex D'Adduzio nel nostro divano. A tra poco, rimanete con noi. Torniamo insieme, torniamo in diretta. Buongiorno alla dottoressa Silvia Parisi. Ciao Silvia. Buona mattina a te, Vladi. Ciao. La prima domanda che ho fatto a Silvia è stata: ma Silvia, ma si può perdonare? Anche se ce la siamo già posta questa domanda. Sì. Anche se insomma ci siamo già ritrovati a discutere di un argomento simile, però. È un percorso intanto molto individuale. Ecco, ma quando si chiede, allora, ho chiesto scusa ai 5 figli della vittima, mi spiace, spero mi perdoniate un giorno. Lo si fa perché? Beh, dipende. Alcune volte l'intento è manipolativo. In questo caso no, penso che sia vero, nel senso che uno si rende conto dell'errore e per il senso di colpa vorrebbe in qualche modo espiare il senso di colpa, anche perché si sta male vivendo nel senso di colpa. No? Tutti noi proviamo anche piccoli sensi di colpa in alcune circostanze e vediamo come siamo in ansia e insomma la mente non ci lascia più liberi, quindi figuriamoci in gesti estremi così. È difficile perdonare, il percorso è lunghissimo, non è una cosa immediata, non è una cosa di qualche mese, ma è un profondo percorso interiore, deve essere una scelta personale. Il consiglio da professionista direi di sì, perché si sta meglio. Per qualsiasi cosa, se si passa attraverso il perdono, diciamo è quasi un po' un dimenticare o comunque accantonare, quindi si vive meglio, la qualità di vita è superiore rispetto a vivere nella rabbia e ricordarsi continuamente di quell'episodio e quindi rimanere in questa rabbia costante che invade tutto il corpo. Non tutti siamo in grado, abbiamo dei limiti e quindi è difficile. Poi una voglia, non ha voglia, sono tante le questioni. Allora, torniamo un attimo anche a complimenti per Davide sulla canzone. Ecco, com'è nata Davide questa canzone? Guarda, è nata da, diciamo, un'ispirazione che è venuta proprio all'improvviso. Il fatto di voler mettermi nei panni, appunto, di questa... È un po' macabra come cosa, però mettermi nei panni di questa mamma che è morta e che ovviamente non riesce a parlare con la figlia. Quanti anni hai? Non la sente. 24. Ecco, e perché a un ragazzo di 24 anni gli viene in mente di mettersi nei panni di una mamma? Non lo so, sai, è una bella domanda. Perché, ecco, perché poi è quello, insomma, cosa porta un ragazzo di 24 anni a voler provare a vestire i panni di un'altra persona? Bella domanda, proprio... Il fatto di voler colpire in qualche maniera, ma non colpire... Colpire chi? Colpire le persone che sono appunto... hanno avuto sta storia con la mamma mancata, una cosa del genere. Questa mancanza del genitore. Sarebbero più che altro le parole che ogni mamma direbbe a una figlia o a un figlio... Silvia, io ti sto guardando. Oh, no, perché sei tu, io ho una bimba piccola e è una di queste paure mia e di tantissime mamme, no? Di non poter concludere il percorso e portarla fino a quando sarà adulta, per cui è una canzone molto toccante, sì. Sia per chi ha figli, anche per chi non li ha, ma per chi ha figli penso ancora di più perché appunto molte mamme condividono, ecco, questo però pensiero. È strano che un ragazzo di 24 anni dove solitamente siamo portati più alla spensieratezza, insomma, arrivare a domandarsi... Sì, o magari su altri temi, in realtà, magari dovrebbe essere meno interessante per un ragazzo, ecco, di 24 anni. Ecco, per esempio anni. Alex, insomma... Missione, abbiamo parlato degli errori. Ecco, serve insomma a non commetterne altri. Sbagliare a volte può essere utile e ci aiuta a non commetterle, oppure siamo poi portati a ricommettere, ahimè, lo stesso errore. Dipende quanto riflettiamo e quanto siamo perché costruttivi. Giusi, perché Giusi è stata una di quelle che ha detto: io sono una che sbaglia e continua a sbagliare. Ecco, cosa c'è che non va? Perché si sbaglia sempre? Si sbaglia perché siamo esseri umani. Discorso no. Però siamo esseri umani anche a pensare. Sì. Mi fai star male e io ti lascio a casa. Sì, è vero, però abbiamo anche tanti meccanismi che a volte non sono risolti, per cui se c'è una certa dote di masochismo in noi, ad esempio mi innamoro della stessa persona che mi fa soffrire, magari lascio quella tipologia, ma se io non ho risolto questo meccanismo mi troverò persone che mi faranno sempre soffrire, o di quella tipologia se non l'ho risolta, o se ho risolto magari quel meccanismo, magari di altri che mi faranno soffrire sotto altri versanti. Finché non maturo, non faccio
pace con tutta una serie di miei schemi interiori e quindi poi trovo la persona giusta, ad esempio, ecco quello che mi viene in mente, ecco, di molte donne se, che trovano... Perdonami, però, poi quando a un certo punto la persona non fa soffrire solamente te, compagna o compagno che sia, ma fa soffrire anche le persone intorno a te. Tu, compagna o compagno, non ti rendi conto che stai facendo del male? Sì, soprattutto se ci sono dei figli, sì, perché un conto sono gli amici, un conto se poi ci sono dei figli, teoricamente sì. Dipende quanto una persona è forte, quanto una donna o un uomo è forte, quanto è dipendente da quel legame, quali sono i meccanismi che sono invischiati in quel legame. A volte ci sono sensi di colpa dove uno non riesce a uscire da un legame, c'è la vergogna, ci sono tanti temi troppo profondi, troppo intricati che è difficile uscirne, diciamo lo lascio soltanto perché mi fa soffrire, no? A volte uno non sta insieme solo per amore e quindi quando uno non è più amato finisce una storia, a volte sta insieme per tanti altri motivi, per solitudine, per bisogno, per soddisfare un meccanismo di abbandono. E quindi quando che ci tristezza. Sono... Che tristezza! Ma siamo complessi, abbiamo tante problematiche da risolverci. Per solitudine, che tristezza! Meglio solo che mal accompagnato, scusami. Ma non è così lineare, non ma è che la persona fatto male lo io. Sa. Perdonami, sono fatto male io, no. Che io se per stare insieme a una persona ci devo star bene. Ecco, se non sto bene, perché a un certo punto mi voglio male. Ecco, se sto insieme a te e non sto bene, faccio del male a me stesso, non lo sì. faccio a te. Sì. Io la penso così. Ma tu magari sei risolto su questo meccanismo, ma la maggior parte delle persone ha difficoltà a essere risolto su tanti punti, per cui ci sono dei rapporti che sono patologici e colludono su quello, no? Magari io non mi sento abbandonato e quindi trovo solo quel significato in quell'amore lì, non sono amato ma non sono da solo e quindi certo. Funziona e posso starci anche 10 anni. Andiamo al telefono. Il volersi bene deve essere... Il volersi bene è già un grande obiettivo nella vita, Vladi, perché vedi che tante persone non si vogliono bene. Tutti quelli che hanno delle dipendenze, già è difficile che proprio possiamo dire che si vogliono bene. Dalla sigaretta, ma dall'alcol, dal sesso, da droga, tutto, no? O anche soltanto dal compagno, sono sempre forme di dipendenza. Quindi già il volersi bene è un grandissimo traguardo. Scegliere poi un compagno che ci ama in una relazione costruttiva... È un altro traguardo, non è che si raggiunge facilmente. Ma poi gli errori servono a non commetterne altre. Davide, ti sì, serve? Diciamo ti, di sì, sì, ti, abbastanza. Ti è capitato? Perché sono una persona che vuole proprio evitare qualsiasi errore già fatto, diciamo. Pure se è difficile a volte. In amore? In amore se ne fanno tanti di errori, sai. se ne fanno tanti di errori. Sì. È un argomento che tocca. Sì. Beh, Giusy, però tu che dici? Io ci ricado sì, e ci ricado sì, e ci ricado ancora. Una cosa che dove mi faccio male io da sola è un discorso e quindi mi assumo io le mie responsabilità. Però scusami, lo sai che bene. Ti fai male? Sì, lo so, però Vladi, tante volte, come diceva ieri, il cervello purtroppo lotta con il cuore in determinate situazioni ed è una cosa comunque irrazionale. Io magari decido di stare con una persona, magari questa persona non si rivela per quello che è subito, io comunque ho tempo di innamorarmi, di infatuarmi e diventa poi difficile comunque perché pensi che una persona possa cambiare, poi magari questa persona non cambia, anzi peggiora può darsi, però ti ripeto, finché ne pago io le conseguenze è un discorso, ma quando poi diventano a pagare le conseguenze i figli, diventa poi fra marito e moglie, fra compagni, un discorso anche di egoismo, tu non puoi comunque litigare, bisticciare, picchiarti, tirarti i piatti davanti ai figli, poi non ti lamentare se te li portano via, Vladi. La cosa fondamentale è evitare di annullarsi. Assolutamente sì, assolutamente perché sì. Perché l'amore purtroppo... Però possiamo decidere noi di andare via o di rimanere, sinceramente. Dopodiché io ti dico, finché ne pago io le conseguenze, mi assumo la responsabilità e quindi ne pago io a livello anche fisico e mentale, probabilmente. Però sì. Con dei figli, sinceramente, però no. Probabilmente, scusami, non arrivi a pensare quello dopo quando ci sono dei figli, perché dovevi pensarci prima. Assolutamente. Dovevi pensarci certo. prima. O sbaglio? Certo. Sì, anche perché è difficile uscire poi da certi rapporti, certo. perché magari soddisfano delle altre parti. Non mi soddisfa la felicità, ma l'altro bisogno che io non ho riconosciuto, anche soltanto, no? Magari ho avuto ad esempio un padre molto aggressivo e trovo un compagno simile, va a soddisfare un meccanismo che io conosco e che so gestire. Mentre magari un compagno dolce, in realtà io non mi sento male.
formata con quelle modalità. Ecco perché certi bisogni uno dovrebbe avere dei genitori risolti, o comunque risolversi, diciamo, dai propri genitori, quindi avere un distacco sano, aver capito tutta una serie di errori, crescere, amarsi e trovare la persona giusta. Il tutto questo vivendo, quindi è molto difficile, molto complicato, perché ci sono i sentimenti. Però qual è il consiglio? Anche quando ci sono i sentimenti, gli altri ci piacciono tantissimo e proviamo una grande attrazione, gli occhi dovremmo sempre tenerli aperti e vedere se la persona ci fa star bene o no. Se non ci fa star bene, in un arco di un anno siamo sempre, no? Questo è un pochino il risultato. Dobbiamo in qualche modo farci passare questo sentimento con la razionalità, nel senso che piano piano la persona ci deve deludere, ricordiamocelo, non dobbiamo dimenticarcelo. Sai, Silvia, cosa spaventa me? Ogni qualvolta che mi confronto con delle persone mi sento dire: io ho paura di rimanere da solo, per questo ci sto insieme. Sì, ecco, e questo è bruttissimo, terribile. Perché è terribile, sì. Però è sempre la solita cosa. Allora, per un'avventura, chi se ne frega, viviamo un'avventura, puoi essere la persona più brutta di questo mondo, però inizia e finisce. Credo. Sì, anche se certe avventure sono anche pericolose, quindi bisogna fare attenzione, perché a volte certe carezze che riceviamo possono essere umilianti, ci possono ferire nel profondo, no? Quindi anche l'intimità sessuale. Insomma, ma te la stai cercando? Sì, cerchiamo di tutelarci, ecco, sì, ma guardiamo te la stai con cercando. Chi. E che a volte però Vlad dice di un'altra cosa, esiste anche il discorso di dare una chance a una persona con la quale stai, no? Per cui magari se una volta ti ha fatto del male, dici vabbè, però ci riproviamo, ci riprovo. E quindi in automatico dai una seconda chance. Dopodiché tu giustamente gli sarai detto: la prima volta perdono, la seconda volta passa, la terza volta poi dico basta, mi voglio bene. E lì poi si conclude il discorso. E su questo poi non ci piove. Però noi donne purtroppo, da buone croce rossine, come ieri tu hai detto la parola giusta, quando vediamo un uomo in difficoltà e che amiamo a maggior ragione, tendenzialmente siamo lì sempre a tendere la mano. Ovviamente il discorso cambia. Scusami, quando... Ma se tu incontri un uomo ed è già in difficoltà di suo... perché ha, insomma, è la cattiva persona. Non te lo verrà mai a dire subito che è in difficoltà, perché comunque un uomo nei confronti di una donna fa sempre vedere il lato positivo. Te ne accorgi sempre dopo, Vladi, perché ti pare che uno appena conosce una persona va a dire: sai, ho fatto questo e quest'altro. Tu fai un passo indietro nei confronti di questa persona e quindi l'interesse muore. Anche vero che siccome la donna ha anche il sesto senso, uno in realtà un po' li percepisce i meccanismi, un po' ci sono tra le righe. E se io ho bisogno di quel tipo di relazione lo vado a cercare alla fine, mentre gli altri, quelli troppo risolti, che sono troppo sani, non mi attirano in quel momento, se io ho ancora dei meccanismi da risolvermi. È così. Dottoressa, gli altri diventano noiosi, mentre l'altro è intrigante perché è misterioso, in realtà poi è problematico, però mi crea tutta una serie di emozioni. Alex? Se invece da un'avventura che doveva finire là uno si innamora... Può essere, voglio dire. Ma l'altro non corrisponde. E beh, allora perché devo stare in un rapporto dove l'altro mi rifiuta, no? Bisogna farsene queste domande. Quale meccanismo va a soddisfare il non rifiuto? Può darsi che uno possa aver avuto dei genitori che ci hanno abbandonato. Sono da ricercare principalmente nelle figure di attaccamento, quindi nei genitori. Si inizia a lavorare, ed è finita. Però per quello che ci dobbiamo voler bene, se ci sono dei rapporti che sono malati, nel senso che soffriamo troppo, in qualche modo dobbiamo aprire gli occhi e mettere uno stop o cambiarli. Di sicuro, Vladi, un'altra cosa c'è da dire, che ieri è venuto fuori questo discorso che a me non è piaciuto, onestamente. Quando si arriva ad un punto dove l'uomo picchia la donna, la compagna, cioè tu non puoi dopo magari un po' farci magari ancora un secondo figlio con una persona che fino a ieri ti ha pestato. Cioè io questa cosa qua non la condivido assolutamente e mi arrabbio, perché dico, se quest'uomo ti ha picchiato... Perché succede questo, Silvia? E devi eliminarlo. Perché succede questo? Però c'è anche il discorso che uno a volte non lo lascia un uomo che picchia, perché pensa lo perdoni, no? Perché visto che dipende quanto siamo masochisti, quindi il primo schiaffo sì, me l'ha dato per amore, il secondo arriva, poi lui, no? Qual è il discorso? Che lui ti chiede scusa, no? Oppure magari ho bevuto quella volta lì, quindi non lo faccio più, tu ci credi, ti senti da sola, non lo dice nessuno perché ti vergogni. Cioè i motivi sono complessi, però normalmente poi uno non lo condivide con le amiche, per cui rimane intrappolata nel meccanismo, non lo dice ai genitori perché ti vergogni, eccetera, anche la tua autostima si abbassa e quindi è come dire, no, pretendo sempre meno, arrivo sempre a... e quindi accetto sempre di più, a volte il figlio è cercato, ma a volte capita perché...
Sono tante le problematiche, Vladi, perché uno si trova e non esce più. Infatti il discorso è avere sempre gli occhi aperti e nel momento di fidanzamento, quindi quando possiamo ancora scegliere, perché poi dopo diventa sempre più difficile, certo. No? Nel matrimonio con i figli ci sono sempre cose di più e quindi è più complicato andarsene via. Quando possiamo ancora scegliere, cerchiamo di scegliere bene. Allora, grazie. Non c'è tempo per una riflessione filosofica, forse lui voleva un qualcosa proprio più morale, però in questo momento il tempo è anche limitato e quindi uno deve passarsi. Sai su cosa mi veniva anche in mente, Vlad? Il discorso che a volte le donne che sono vittime comunque di questi abusi da parte dei mariti o dei compagni fanno da scudo ai figli, perché molto spesso l'uomo si scaraventa contro la moglie, poi una volta che è menata la moglie mena anche il figlio, perché poi arrivi comunque anche lì. Sì, molto certo. Spesso le donne comunque si fanno scudo, quindi le mamme fanno scudo ai propri figli, questo va anche comunque preso in considerazione nei casi dove il figlio viene comunque tra virgolette portato poi via.